Buonasera a tutti, amici di Tutto Venezia Sport. Mi ero un attimo fermato perché stavo già leggendo complimenti a Peppa ancora prima di partire. Cioè, ragazzi, sappiamo che è bravo, ma partiamo almeno prima di fargli i complimenti. Cioè, se no che se... detto questo, siamo qui per una puntata molto, molto ricca, perché di temi da affrontare ce ne sono tanti. Abbiamo scoperto di chi prende posto Romero in lista e non è nessuno di quelli di cui abbiamo parlato, ma perché c'è un fattore di cui non eravamo a conoscenza, molto semplicemente. Quindi siamo stati spiazzati noi in primis. In secondo luogo c'è da commentare sicuramente la prestazione del Venezia contro la Fiorentina. È arrivata una grande vittoria, dobbiamo analizzare un po' tutti gli aspetti più positivi. Di negativi ne ho visto sinceramente pochi. L'unico, fortunatamente, ci ha fatto tirare un sospiro parziale di sollievo oggi, perché Johnson fortunatamente non ha nulla di eclatante. Dovrà aspettare che si rimargini la ferita, sostanzialmente ci vorrà 3 settimane per riaverlo a pieno regime. Detto questo, vi invito ovviamente a seguirci su tuttovenezia.it, sito 24 ore su 24, novità sul Venezia e sulla Reyer. Sui social vi basterà cercare Tutto Venezia Sport, siamo principalmente su Facebook e Instagram. Detto questo, il parterre è quello solito, ma al completo, perché sono tornati tutti. Saluto ovviamente in primis il mio braccio destro, Manuel Listuzzi. Ciao Davide, ciao Peppa, il Visa e buonasera a tutti. Saluto Ciao. poi l'uomo a cui l'etichetta braccio destro sarebbe riduttiva, perché è veramente un all around di tutta Venezia Sport, ovvero Giuseppe Malaguti. Direttore, un saluto agli amici. E poi è tornato il gaudente al Vise, perché dopo aver rincontrato Malè, come vedete, ha quell'emozione post, no? Assolutamente, potrei, sono un po' preoccupato perché una vittoria del genere è arrivata dopo la mia prima assenza stagionale in diretta, potrebbe offrire degli spunti. Mori è stato buon profeta sulla formazione, Alvise. Eh sì, Due puntate fa l'avevi detto col centrocampo a tre, è molto bravo, vero, l'avevi è detto. capace, è capace che, tu, che cerchiamo di sostituirti con Alessandro se ci riusciamo, se va sempre così. Allora, ragazzi, da dove vogliamo partire? Perché l'argomento più caldo è sicuramente la vittoria, però io due paroline su Fiordalino le spenderei, povero, tra parentesi. Qualcuno... Beh, Una vuoi parlare? perdita Manuel, vuoi andare tu? importante, Davide. Sì, due paroline, Vai, vai. perché alla fine Fiordalino è uno dei miei cavalli di battaglia. Lo adoro, siccome è uno dei giocatori che è cresciuto in più nell'anno passato. Ha avuto dei margini di crescita spaventosi a livello di mentalità e a livello di gruppo. Era sicuramente una partita fondamentale. Dovrebbe stare fuori fino a gennaio, poi speriamo di riaverlo. Chiaramente, sì, la pubalgia nessuno ne era cordente. È un fastidio che chiaramente può riproporsi per la stagione, quindi hanno preferito farlo riposare, immagino, non so se andrà sotto i ferri, ma comunque per i prossimi 2 o 3 mesi non ce l'avremo. E bisogna anche dire che è una Sì, scelta va anche sotto i ferri. forse... Il piede deve essere operato, sì. Già, è forse una scelta anche intelligente, perché in mezzo al campo forse siamo numericamente la zona in cui siamo messi meglio. Se dovevi rinunciare a un portiere, perché comunque c'è sempre il dubbio, perché sia tra Mpa e Lazzarini non si sa chi potrebbe recuperare, e almeno due portieri in Serie A devi averceli. Tra l'altro poi parleremo anche di Romero che si è inserito secondo me bene. Chiaramente dispiace, però tra quelli che potevano rimanere fuori è una scelta sicuramente intelligente e molto ben pesata da parte della società. Un ulteriore passo avanti, secondo me, dal punto di vista totale, globale, una società che sta lavorando per adesso molto molto bene. Sì, diciamo che in tutti i ragionamenti che abbiamo fatto appunto, il fattore che ignoravamo è che appunto Fiordalino avesse delle ernie. Sapevamo del problema di Lazzarini che è stato operato lampo, cioè senza neanche dire si sottoparrà l'intervento, abbiamo avuto il referto dell'intervento, quindi sapevamo di lui. Ecco, non sapevamo che Fiordalino fosse addirittura a rischio operazione, stagione direi che definire sfortunata è dir poco, perché dopo il primo infortunio praticamente non l'abbiamo più avuto. E subentra Romero, che ottimo, direi ottimo, ottimo come si è creato nella parte, attendo anche partite che più probanti sembra voler dire quasi sminuire la Fiorentina. La sua partita l'ha fatta, è arrivata molto poco però in porta, bisogna anche dire quello, quindi quando chiamate in causa abbiamo visto un bel Romero. Io sono sempre per il aspettiamo e vediamo e valutiamo dopo un tot di interventi come si comporterà. Detto che io non so voi, a me è venuto un attimino di brivido quando gli ho visto battezzare fuori una palla che è andata a un La niente, pellicolata, quella di a niente Vlahovic. da lei. Sì, che è rimasto lì immobile a fissare la palla. Ho detto, oddio,
Sì, poteva farci comunque poco se la metteva sull'angolino. No, no, certo, certo. Però certo. Sì, effettivamente. Sì, no, ha fatto bene che a livello anche di dialogo è un portiere che parla, a me questa cosa piace, è un portiere che esce, è una cosa che mi piace ancora di più. Quindi sembra che dai sia quello che serviva, è un portiere di quelli che sa guidare la difesa, un po' di esperienza che non mancava. Mi dispiace per detti bianchissimi Mainpa, ma purtroppo non ha dato le certezze fisiche di cui abbiamo assolutamente bisogno, perché un ruolo chiave come quello serve. Sì, bisognerà capire con il tempo evidentemente se... Io Alvi, però prima di farti parlare vorrei che tu rispondessi a questo, prima di salutare anche la chat, vorrei che rispondessi a questo commento. Beh, se si riferisce all'abbigliamento, non so, o in generale, stavo ascoltando Paolo, sono partito in sordina e niente, una camicia perché vengo dal lavoro per cambiare e quindi questo è... Sono io quello con le camicie, oggi esatto, ci siamo scambiati, no, esatto. al di là di questo, Romero ovviamente ha fatto a tutti una bellissima impressione, poi... bisogna attendere una partita, è ovviamente troppo poco per giudicare. Anche a me ha fatto venire i brividi, no, su quella palla battezzata fuori. C'è stato però un altro intervento all'inizio, con una palla, una specie di pallonetto dove l'ha smanacciata. Sì, il che mi fa capire... C'è stata una deviazione, si è arcuata, classica. Esattamente, ma in realtà quell'episodio e l'altro della palla battezzata fuori a me fanno pensare, o comunque sperare, che invece sia un portiere che ha come dote maggiore il senso della posizione rispetto alla porta, rispetto ai pali, no? Quindi capisce perfettamente gli spazi da occupare e dove può andare la palla, che è una gran cosa, insomma, per un portiere, ed è tipico di chi ha molta esperienza. Detto questo, non può essere una partita e due episodi a chiarire la bontà della scelta, però diciamo che l'esordio è stato ottimo. Assolutamente d'accordo, assolutamente. Ottimo esordio. Scusa, mi sembra che la personalità non manchi a Romero, quindi mi ha dato questa impressione. E probabilmente darà più sicurezza anche tutto il reparto, no? Perché a volte, soprattutto all'inizio della stagione, avevo l'impressione che quando si dava la palla indietro al portiere, quando noi costruiamo da dietro, c'era un po' di insicurezza, no? Quindi invece mi sembra che Romero abbia fatto bene anche in quella circostanza, no? Sì, non so se fosse merito solamente di Romero, ma io direi che la prestazione della Fiorentina è eccezionale, soprattutto anche dal punto di vista difensivo. La coppia dei centrali è stata pazzesca. Ceccarone sembra veramente un difensore arrivato in Serie A da 20 anni. Comunque è riuscito a placare Vlahovic. Si è preso un giallo che, tra l'altro, non c'era perché era fallo del serbo. Ha fatto veramente qualcosa di straordinario. E siamo riusciti a mantenere una linea comunque abbastanza alta. Quindi, comunque, la pressione era facile perché c'era tanti metri dietro il campo diverse volte. È riuscito a recuperare in velocità. Al suo fianco, uno Svoboda scelto probabilmente proprio per la stazza fisica, per mantenere per difendere su Vlahovic. Un altro giocatore che è incredibile, che l'anno scorso, solamente un anno e mezzo fa, giocasse in Serie B austriaca. È un giocatore veramente che ogni partita sembra fare dei passi avanti veramente importanti. Anche lui, probabilmente nella partita in cui avrà a che fare con attaccanti più o meno più veloci, non sarà probabilmente titolare, ma questo non vuol dire che comunque non valga e non possa crescere anche da quel punto di vista, perché lo vedo tatticamente e strategicamente come posizione veramente un difensore quasi già pronto. E ricordiamoci che l'acquisto top di quello che è il calcio mercato estivo, cioè Caldara, è rimasto fuori. Dopo parliamo che i terzini, che diciamo che è la fase, sì, è quello che insomma ci ha esaltato di più in assoluto. Guarda, invito da Alessandro, che mi ha chiamato post partita, ho detto che se il terzino, mettiamo un po' di mistero, ma lo sanno perfettamente di che parliamo, se quel terzino lì gioca così tutti i sei mesi, non lo tiene Venezia a gennaio, cioè è impossibile, no. Non può restare, non ci sarebbe modo. Vedremo, saremo tutti contenti, ma... Ma perché Abs è in prestito secco? No, cioè a gennaio un terzino che gioca a quei livelli, cioè ieri ha fatto... Cioè, ieri, sì. Ah, ok, come è possibile, vero? Fuoco e fiamme, di una Big viene da fino a giugno almeno teniamo, lo voglio dire, anche, sì, anche Di Marco al Verona ha fatto cose straordinarie. Ma era in prestito quello, sì, non era definitivo. No, speriamo che non sia il caso, ecco. Sì, diciamo che era proprio il punto che ci mancava, perché l'abbiamo sempre detto, era una squadra che sembrava costruita abbastanza bene, al di là che forse qualcosina davanti ancora dobbiamo vedere. Ma un terzino sinistro è quello che ci mancava già dall'anno scorso, perché per quanto Felizzoli avesse fatto
abbastanza bene in fase offensiva, ha sempre grossi problemi. A me Apps è piaciuto tantissimo in fase di chiusura nelle diagonali, era perfetto. E per uno che si inserisce subito la prima giornata con una squadra nuova, abituato con una difesa 5, fare quel tipo di movimento, quell'aggressività, quell'atleticismo, straordinario, perché riusciva sempre a anticipare l'attaccante, ha fatto morire tre giocatori in 40 minuti. A me sembra quasi incredibile che fosse vero, cioè bisogna assolutamente avere una controprova, perché veramente sembra un giocatore veramente da Champions League, l'abbiamo visto lunedì, quindi andiamoci un pochino a cauti, aspettiamo ancora qualche partita, ma sicuramente abbiamo fatto un bel passo avanti. Scusa se rido, ma questo commento mi faceva veramente tanto ridere. Dopo lo mando ad Alessandro e voglio vedere il commento alla definizione della poltrona. Comunque, partita con la Fiorentina, ci siamo già inoltrati in realtà nell'argomento principale. Apps ha fatto una partita che è stata una cosa fantascientifica, perché ha fatto ammonire tre giocatori della Fiorentina, primo giocatore in Serie A in questa stagione a riuscirci. Aveva fatto praticamente scattare un rosso che l'arbitro poi ha deciso di graziare, perché Odrio Zola era da rosso, abbastanza palesemente. Più di così, cioè, mancava solo un assist o un gol, magari un po' più facile un assist, però anche con Jonsson si trovava che era una meraviglia, in velocità, partivano, si scambiavano. Allora, vi butto la domanda provocatoria. Abbiamo trovato il terzino sinistro, adesso da punto debole diventa punto di forza? Sì. Sì, secondo me sì. Peppe è partito, sì, secco, proprio senza dubbio. Se è questo, anche lì una partita è davvero troppo poco, però tra virgolette, perché la qualità c'è ed è reale, cioè non si fa una partita del genere per caso, d'altronde è l'elemento che ha lo stipendio più alto, su cui c'era anche l'Atalanta, che difficilmente sbaglia gli esterni, e non abbiamo visto la versione migliore, perché Zanetti è riuscito a dire dopo la partita che comunque deve pulire determinate cose, in quanto abituato a giocare come unico esterno, no? In un centrocampo a 5, diciamo. Quindi è una cosa incredibile, anche cioè, se Apps Albi è un giocatore in conferenza stampa, Albi oggi in conferenza stampa, vai Peppe se volevi dirlo. No, oggi c'è un po' sorpreso Alvise, perché in conferenza stampa gliel'ho chiesto io, e lui ha detto che invece in realtà col Feyenoord ha spessissimo giocato a 4, oltre anche a 5, quindi a volte non siamo sempre informati, perché non è che vediamo tutto il campionato olandese. No, assolutamente, io non l'ho detto. L'aveva detto anche Zanetti, l'aveva detto anche lui. Io onestamente non lo conoscevo, però insomma è un terzino di livello europeo. Cioè, assolutamente d'accordo. Non si tiene, diciamo, si fa veramente fatica, e anche in fase difensiva, tra l'altro, perché non è un giocatore il classico terzino moderno, no? alla Marcello, che è devastante quando spinge in avanti, che però inevitabilmente poi lascia dei buchi. No, lo ritrovavi anche sempre dietro a difendere. Sarà bellissimo vederlo contro Sassuolo, perché avrà davanti Berardi, che a me è un giocatore che piace tantissimo, che gioca assolutamente sempre in quel lato, anche se si accentra molto, ma insomma si vedranno dei bei duelli. Sì, soprattutto la grande personalità, oltretutto quello che avete detto, perché questo non giocava da 2 mesi, non conosceva il nostro campionato, presentarsi in questo modo, cioè, con un nome che ancora anche lui non è capace di pronunciare, ma infatti lo chiamiamo Ciano. Sì. No, lo chiamiamo Ciano. Rischiando confusione con Camillo, ma fisicamente è devastante, cioè, fisico clamoroso, corsa, veramente un giocatore. Siamo tutti impazziti in tribuna stampa. Sì, ma fidati, anche fuori dalla tribuna stampa siamo impazziti. Sì, perché questo giocatore comunque trascina anche le folle, perché ha fatto un paio di scivolate, un paio di interventi che veramente aveva tanto vigore, tanta forza, sembrava nettamente superiore a Callejon, nettamente superiore a Zola, e stiamo parlando di questo giocatore. Nettamente superiore a Callejon ultimamente, però ci vuole anche poco rispetto a Callejon. Sì, Callejon, per carità, però stiamo parlando di un giocatore con esperienza, con la qualità di Callejon, è vero che sta facendo molto male, però comunque davanti sei un giocatore così, e ti ripeto, la prima prestazione non era facile. E secondo me ha dato anche un equilibrio, paradossalmente, anche sull'altra fascia, cioè il suo modo così atletico di chiudere, di stringere, di andare, ha permesso anche a Buey, nonostante i primi 10-15 minuti un pochino in difficoltà,
di far dopo bene, secondo me. A livello difensivo molto bene, sta iniziando a pulire anche qualche piccolo errore tecnico, anche se chiaramente i mezzi tecnici non sembrano così inimitabili, però l'ho visto in crescita, anche lui, e soprattutto ho visto una squadra molto molto equilibrata, è una squadra che ha sofferto pochissimo, al primo tempo loro hanno fatto un tiro in porta, siamo andati in vantaggio, dopo il gol abbiamo preso un sacco di fiducia, siamo cresciuti, al centrocampo direi che abbiamo trovato la quadra. Questo Mario è il prossimo argomento, sia per Visa che per Pep, direi che al centrocampo ci siamo, un giocatore come Ampadu, anche se lo vedi poco, direi che è fondamentale in questo equilibrio. Allora, io, se c'è qualcuno che ha problemi, a me non risulta, cioè sto controllando adesso nello schermo spia mentre parlava Manuel, non mi risultano né su tutti i canali, siamo fluidi, quindi refresciate la pagina se avete per caso qualche problema. Farei una domanda al tattico io però. Al tattico? Chi è il tattico? È il Visa il tattico? Ha beccato la Certo. Certo, fai il finto tutto, vabbè. No, guarda che Alvise è stato bravissimo, io gli avevo detto che non faceva quella formazione, soprattutto Busio a destra non lo vedevo, invece Busio a destra era devastante. No, ma la vera domanda è, perfetto Aps, fantastico, ci siamo tutti strappati i capelli, chi ne ha, e la domanda è, ma adesso, perché lo stesso Zanetti ha detto, se abbiamo Aps gli equilibri un po' cambiano, Mazzocchi? Mm-hmm. Beh, Mazzocchi a destra è una garanzia, però come detto giustamente Alvise, Manuel, e lui ha fatto molto bene, è partito un po' lento, quindi il mister avrà due soluzioni a destra. Mazzocchi nasce a destra e là deve giocare, l'ha messo a sinistra perché... No, ma dico, Pep, tu ci vedi una difesa con sia Aps che Mazzocchi contemporaneamente? Ma secondo me sì. Sì, ho capito cosa intende. Perché anche comunque lui è uno che spinge, magari un po' meno di Mazzocchi, secondo me sì. Poi è chiaro che... insomma, sono due terzini di spinta molto, quindi giustamente ti puoi sbilanciare. Io penso che Mazzocchi però sia anche comunque un giocatore che abbia capacità di ripiego. E Aps l'ha detto bene prima, Manuel, in difesa veramente fatto bene, la linea la copriva benissimo, ha fatto delle diagonali straordinarie, quindi credo che possa anche azzardare a giocare con due terzini di spinta così, soprattutto avendo un Ceccaroni, uno Svoboda di quel livello. Mm-hmm. Poi è chiaro che il Sassuolo, magari poi ne parliamo più avanti, Sassuolo è una squadra molto offensiva che tiene tanto palla, sicuramente ci sarà Berardi, come diceva Alvise, largo a destra, ci sarà Djuric, Bogà piuttosto che Raspadori e Scamacca di punta, non so poi Dionisi come vorrà, però sono molto offensivi loro, vedremo, però sì, può scegliere, insomma, il mister ha scelto anche dietro con i terzini, che era il punto dolente all'inizio stagione, no? Sì, ma tanto comunque resteremo una squadra che gioca a pallone, per cui stiamo iniziando a prendere coraggio, stiamo prendendo consapevolezza, confidenza, e per cui non mi vedo un Zanetti che quando la squadra inizia a prendere fiducia rimette due terzini in fase difensiva pura, cioè comunque lui ha coraggio, o le spingere, chiaramente sappiamo che davanti non abbiamo dei fenomeni puri e quindi comunque abbiamo bisogno di portare tanti uomini davanti per essere pericolosi. Io credo che ci tenga, dopo chiaramente se vai a affrontare alcune tipo di partite contro le big, ci sta che puoi mettere magari Molinario per dare un pochino più di equilibrio, può essere che comunque riesci a aggiustarti in maniera diversa dal punto di vista difensivo. Però secondo me i titolari in questo momento sono assolutamente due di spiccate dote offensive come Aps e Mazzocchi, ma anche come Way che inizia a essere abbastanza in ritmo. Ecco, una cosa solo veloce, direttore e amici. Bogà, se dovesse giocare, che comunque è un giocatore tecnico veloce a sinistra, in quel caso è forse... è più utile avere un Mazzocchi che un Ebui che è molto fisico, che magari non ha il passo di Bogà. Poi non so se giocherà Bogà a sinistra. Nell'ultima addirittura, se non ricordo male, ha giocato Raspadori largo a sinistra e Djuric dietro Scamacca, quindi dipende da Dionisi come metterà la squadra. Sì. Anche se, Pep, è vero che Mazzocchi ha il passo, però, un giocatore straordinario, secondo me. L'ho detto più volte, il miglior terzino della Serie B l'anno scorso, secondo me, è destro. Però lascia sempre qualcosina in difesa, secondo me Mazzocchi spinge tantissimo, però in difesa sull'uno contro uno l'ala, diciamo, che sta dalla sua parte arriva spesso al cross, è successo in tante partite anche in Serie B, senza voler togliere nulla alla qualità del giocatore, che è incredibile. E Buey lo vedo più stabile nelle due fasi, magari con meno equilibrio, è più equilibrio, meno tecnico sicuramente, perché Way non eccelle, diciamo, in tecnica, però le due fasi non eccelle, però da equilibrio. Sarà anche interessante vedere
Dionisi, come, e qui apro una piccola parentesi perché so che se il chi ci sta seguendo si scatenerà adesso, c'è anche questo, sì, non questo ecco, ragazzi, in chat non insultatemi troppo il gran maestro, per favore, no, restiamo nel contegno. Io dico subito la mia, non apprezzo per nulla, diciamo, il Dionisi uomo, apprezzo e continuo ad apprezzare Dionisi allenatore, che se ne dica, ecco. Assolutamente sì, certo. Però restando su Venezia Fiorentina, perché come ho detto all'inizio, gli aspetti positivi sono stati un'enormità. E Zanetti, nonostante come dire, un Caldara in crescita, perché avevamo denotato tutti che Caldara fosse in crescita, ha riconfermato uno Svoboda che forse è ancora più in crescita. Mamma mia. Cioè, l'austriaco si sta rivelando un corazziere in tutti gli effetti, perché se contro il Cagliari ha avuto quel mezzo spazio lasciato a Keita Baldé, che ha segnato di testa, ma in un'azione molto convulsa con tanti errori da parte di tutti, contro la Fiorentina non ha sbagliato niente. Cioè, anche quando sembrava che stesse per, poi all'ultimo ha messo la toppa. Adesso la domanda è, fuori Caldara Svoboda titolare? A seconda della partita. Anche questa. A seconda della partita, Davide, perché Svoboda è un marcatore, sì, uno degli ultimi marcatori del calcio moderno, almeno in Serie A. Noi l'abbiamo detto tutti varie volte in trasmissione, che lui, quando c'è un 9 vero di riferimento strutturato fisicamente, lui è il giocatore titolare, assolutamente in difesa, perché sull'uno contro uno è fortissimo, ha una stazza fisica da corazziere dell'esercito e sbaglia molto poco. Questo non vuol dire che con attaccanti, mi viene in mente per esempio un Pussetto dell'Udinese, non sia meglio Caldara, che invece è un giocatore molto più tecnico di Svoboda, più veloce sullo stretto probabilmente, meno marcatore, un difensore più moderno. Quindi io sono contentissimo di averli tutti e due e credo che il mister li alternerà a seconda di chi abbiamo di fronte. Sì, già probabilmente a Sassuolo con un attacco rapido come quello dei neroverdi, se non mette Scamacca si mette Scamacca, Lise, perché Scamacca sta facendo bene, quindi può essere che metta lui. E allora sì, è anche vero questo, sarà da vedere. E sicuramente l'unico difetto al momento di Svoboda, però anche in parte di Ceccaroni, è quello in fase di transizione difensiva. Quando ci prendono in infilata facciamo un po' di fatica a ritornare, questo chiaramente non deve succedere in Serie A, perché comunque siamo una squadra che deve salvarsi, e prendere gol in contropiede è un peccato, però chiaramente si sa che quando giochi contro giocatori così, quando perdi un pallone a centrocampo, dopo rischi. Questo mi è piaciuto in particolare, tornando al discorso del centrocampo, con la Fiorentina, perché abbiamo perso pochissimi palloni, siamo riusciti a fare i falli giusti, abbiamo messo aggressività, siamo ripartiti sempre con velocità. L'azione del gol dell'1-0 è spettacolare, perché con 4 passaggi siamo riusciti a smarcare Henry, che non è un fulmine di guardia di velocità, ma ha beccato esattamente il tempo di inserimento su un grande suggerimento di Busio, che anche lui sulla fascia destra sembra dare ancora qualcosa in più. Un altro giocatore che sembra crescere tantissimo. A questo punto, in mezzo al campo, spazi per grandi cambiamenti io non ne vedo tanto, no, Avisa? No, assolutamente. In mezzo al campo, secondo me, abbiamo trovato la quadratura del cerchio. Abbiamo un centrocampo soprattutto ben assortito, perché i tre giocatori titolari, quelli che secondo me saranno i titolari, sono Ampadu, scusate, e Vacca e Busio. Esattamente. Ethan. No, Ethan, che Ethan. Come Abraham, sono cose inascoltabili. Esatto, sono tre giocatori diversi, ognuno con delle caratteristiche particolari, con una qualità però altissima in tutti e tre, complementari. Busio a destra, secondo me, ha trovato proprio la sua collocazione, anche se, ripeto, secondo me in un centrocampo a rombo può fare tutti e quattro i ruoli. Dico la pazzia, lo dico adesso, perché a me ricorda moltissimo Verratti come tipo di giocatore. Pensavo, cioè, un giocatore... No, assolutamente no. No, mi ricorda Verratti perché è un giocatore che ha una grandissima tecnica come Verratti, che però non è un regista puro come Verratti, ha tanta corsa come lui, e secondo me può ripercorrerne la carriera, glielo auguro. Insomma, stiamo parlando di comunque un centrocampista di livello mondiale, me lo ricorda sempre di più, e
e continuo, scusate, ogni volta a pensare che c'era chi all'inizio delle prime due giornate diceva che era un rimango sempre sconvolto. Senza contare che un 2002 era, senza contare che 2002, cioè, lasciamo perdere. Esatto, altro mondo, cioè, giocare negli Stati Uniti, arrivare in Europa non è semplicissimo, veramente. Mi piace perché dopo vai per scusami. No, ho finito come personalità, ragazzo, veramente. E come dice Albide, puoi giocare tutti i ruoli del centrocampo. È veramente un grande acquisto. Mi piace perché dopo il paragone di Alvise e Giovanni Bones che in chat, Verratti è più scarso, mi fa piacere. Stasera appena presa l'abbiamo buttata. Verratti magari. Facciamo uno scambio col PSG con una decina di milioni, glielo diamo. Verratti è forte. Busi ha una cosa, che non ha Verratti, anche se sono due giocatori diversi. Per certi versi si assomiglia, ma che Busi è anche, secondo me, è uno che farà gol, mentre Verratti difficilmente fa gol, perché da poco importa. Sì, è vero, però probabilmente come Verratti verrà sempre lasciato, perché si sfruttano anche le sue doti di corsa, no? Cioè di mastino, quindi è tutto dipende da quanti metri sei dalla porta, fondamentalmente. Secondo me Busio fa ingolosire l'allenatore, nel senso che difficilmente rinuncia a lui in fase di copertura con la corsa che ha, ecco. Poi vedremo, perché diciamoci la verità, 19 anni non sei un giocatore finito, formato e con una posizione precisa in campo, ecco. Comunque Zanetti ha detto una frase fondamentale: pensavo di aver preso un play, anzi lui è un play, però farlo giocare interno, quindi che possa anche avere più spazio in avanti, diciamo, è inamovibile, cioè, è quello il suo ruolo. Ivacca playmaker è lui che fa la mezzala. Ma anche perché appunto Pep come play è Ivacca. Sì. Direi che va più che bene attualmente. Però ti ricordi quando arrivò si parlava del Pirlo, nuovo sì, Pirlo? Sì, no? Sì. Ma contro l'Udinese gioca play, sostanzialmente. Ha giocato play, sì, me lo ricordo. Sì. Poi, sì. Sì, ma allora, anche a Empoli poi l'ha retrocesso quando ha fatto male. Sì. Quelle due partite lì ha fatto da play. Sì. Io invito a tutti quelli che ci stanno seguendo su YouTube, mi raccomando, lasciate un mi piace, che su YouTube sono praticamente manna dal cielo quel pulsantino lì. Sembra una boiata, ma fidatevi, serve tantissimo. Sì, in Davide, infatti c'è un problema su Facebook, quindi... Lo so, però io... Esatto, però io ti giuro, ho nello schermo spia Facebook, cioè, sto vedendo, va tutto fluido, quindi non lo so, forse da cellulare. Forse si vede solo a Udine e a Palma di Mallorca. Forse solo ad Udine sta funzionando bene, in tutto il mondo solo ad Udine Facebook sta funzionando bene. Sono i poteri forti, Davide, ormai stiamo indicando il palazzo. Sì. Quello già da anni, purtroppo. Sì, infatti. Guarda, allora Paolo, purtroppo probabilmente tu che di solito ci segui su Facebook ti sei perso l'inizio, dove appunto abbiamo speso due parole su Romero. Ti riassumo, ci ha dato sicurezza, ci è piaciuto, però aspettiamo ancora qualche partita prima di, insomma, dare giudizi di quelli definitivi. Poi vedo che, vedi Paolo, da cellulare su FB sui blocchi, forse solo da PC sta andando bene, effettivamente. Davide, se vuoi facciamo una diretta solo tu e Paolo Paier, comunque possiamo aspettare. Esatto, no, anche è lui che mi sta dando feedback su come sta andando su Facebook, tutto lì, per quello mi stavo rapportando con lui. Allora, Marco, Vacca ha recuperato l'esentimento al polpaccio? Sì, era solo un affaticamento, quindi ci sarà. E vedo che la seconda questione riguarda due giocatori. Vedo che molti stanno citando sia Sigurdsson che Perez. Perez, ragazzi, ne abbiamo parlato già tanto. Vedremo come riuscirà a imporsi. Non credo che a gennaio avrà scossoni, cessioni, eccetera. Però vedremo. Attualmente parte indietro perché, insomma... Già con Fiordilino ne aveva 3 o 4 davanti, adesso Ampadu si sta smazzando bene anche in altri ruoli in mezzo al campo e non solo in quello di mediano più basso, quindi gli spazi sono un po' pochi. Vediamo, magari con un po' più di tempo lontano dai riflettori si adatterà meglio e verrà fuori alla lunga. Sì, può essere che anche dalla panchina magari riesca a capire un pochino di più, potrebbe fargli bene. Sicuramente a livello di stimoli ne ha, perché il ragazzo è arrivato, magari l'ha preso le prime partite, non state benissimo, credo che abbia molta voglia comunque, dai. Ti ripeto, l'abbiamo visto talmente male
che è lo stesso discorso ma opposto di Apps, che l'avevo visto talmente bene, cioè non ci credo che possa essere così male, speriamo così bene l'altro. Deve sicuramente fare un passo in più, perché anche a livello tecnico è un giocatore che secondo me ha fatto vedere dei passaggi in modo di verticalizzare che è di un certo livello, quindi comunque ci aspettiamo un deciso salto avanti. Invece, per venire a Davide, il discorso su Vacca, parliamo con Peppe, sì, che è uno dei suoi pupilli. A me è poi dopo parliamo anche di Sigurdsson, ragazzi. Sì, è piaciuto tantissimo, ovviamente, l'uscita del campo, l'abbraccio con il mister, si vede che si è creato qualcosa di particolare. Ed è tu che ovviamente sei un grandissimo intenditore di basket e sai quanto è importante, no, il legame tra il play e l'allenatore. Si può un po' rivedere questo tipo di legame in questa squadra che sembra veramente disegnata in questo momento da Vacca e quindi decisamente dall'allenatore, che come l'hai detto in conferenza stampa si intende una meraviglia. Io su Vacca continuavo ad avere qualche dubbio, perché non mi sembrava un giocatore a quell'età potesse arrivare in Serie A e giocare a questi livelli, però sta facendo finora qualcosa di spettacolare, la squadra gira alla perfezione. C'è una connessione fortissima fra il mister e Antonio Vacca, lo si vede in campo, lui l'ha dichiarato tante volte, e sicuramente da quando è arrivato Zanetti, non, niente contro Dionisia assolutamente, ma il giocatore è proprio cambiato, ha totalmente cambiato modo di giocare, ha preso fiducia, lui ha bisogno della fiducia dell'allenatore, e come giustamente dice te, il playmaker, come un po' nel basket, ha questo feeling con l'allenatore, è lui che fa girare la squadra, quindi è inamovibile. Speriamo, io lo spero, che possa anche rinnovare, lo stiamo aspettando, vedremo poi cosa deciderà il club, se lo meriterebbe comunque. Sì, i punti di domanda sono sempre quelli dal punto di vista fisico, immagino, perché in questo momento... Esatto, fortunatamente non era proprio un pepaccio, era un piccolo affaticamento, lui a un certo momento verso il 60esimo si mette giù a terra, non ce la fa più, perché comunque da tutto, non ha ancora i 90 minuti, però... averne, cioè, ripeto, è il fulcro di questa squadra, sì, la fa girare perfettamente. Sì, assolutamente sì. Allora, vediamo un po'. Ecco, volevo recuperare questo messaggio. Qua Manuel può aiutare, che è l'esperto nel campo biglietti. Potresti anche agganciarti e spendere due paroline sul tutto esaurito al Penso, perché era un tutto esaurito, visto che... Sì, i biglietti in due settori non sono stati venduti, quindi nonostante non fossero 8.362, erano tutto esaurito. Beh, innanzitutto il colpo d'occhio del Penso era una cosa che non mi ricordavo da 20 anni, e forse una sensazione del genere non si respirava nemmeno in quegli anni là. Sì, c'era il muro più grande, c'era una curva pazzesca, è vero, però comunque ho visto anche una tribuna di distinti molto più coinvolti nella partita. Lo stadio è un gioiello, cioè, per quello che può fare uno stadio da 8.000, è comunque diventato un gioiellino, l'effetto luci, l'impianto audio, sembra essere in Serie A. Sono contento che il Vise verrà finalmente a vederlo, dopo un po' di tempo, vediamo come andrà, con la Roma ci sarà, e sì, vedrà anche lui un'emozione. Per quanto riguarda i biglietti, io posso dire che ho preso i biglietti per Udine e ho avuto dei problemi. Ho preso i biglietti per Sassuolo e sono diventato matto. Cioè, a San Siro ho dovuto iscrivermi al sito del Milan. Cioè, chiedevano, è vero che in città sono di... Ti chiedevano se c'eri a Reggio Emilia, adesso di te che hai risposto. Sì, ci siamo. E non so perché non si riesca a fare un circuito nazionale, che uno si registra un sito e scarica il biglietto, è una cosa allucinante. Lo stesso Ticket One ha sempre dei problemi. Adesso in più sono aggiunti i problemi nei centri vela, quindi vuol dire che nel centro storico di Venezia non c'è un singolo posto in cui puoi comprare i biglietti. Questo è un problema che va risolto. Però posso assicurare che non siamo l'unica in Italia, sono problemi da un po' dappertutto. E sinceramente il 2021 è una cosa che non riesco proprio a spiegarmi. Sì, tra l'altro per chi mi chiedeva in chat di me in curva, posso dirvelo già, scordatevelo, nel senso non sono mai andato in curva nord neanche ad Udine, quindi vi fa capire... sai che a questo punto... Udinese vieni, direttore, dai. Vai. Sì, però sono sempre stato uomo ero da distinti prima e da tribuna stampa Davide, adesso. Davide, stai aumentando la voglia di tutti di vederti in curva con queste dichiarazioni. Fascino del proibito. Secondo quello di Venezia. Mettiamola così, se qualcuno fa il lavoro al posto mio su tutto Venezia, guarda, in curva io la butto lì, perché annuncio ufficialmente ho preso i biglietti, con la Roma sarò in curva sud. Grande. Finalmente forse te trovi i biglietti, comunque intanto hai preso quello dell'aereo. Ho preso quello dell'aereo, tra l'altro andata e ritorno in 2 giorni, cioè nel senso arrivo, faccio giusto la partita e torno indietro, però si fa questo ed altro, e quindi Davide pensaci. No,
Maurizio, a torso nudo, Maurizio a torso nudo, fidati, un brutto vedere proprio. Sì, assolutamente. Non mi sembra il caso. No, comunque ripeto, se qualcuno fa il lavoro al posto mio per tutto Veneto, tutto il mercato web, una volta posso anche pensarci, però devo avere un sostituto, perché non va avanti da solo il sito, purtroppo, quanto vorrei che fosse così. Allora, inoltrandoci un po' in quello che sarà il match col Sassuolo, ovviamente commentiamo le due notizie del giorno, l'ho definito Johnson Day, perché insomma sono arrivate solo notizie praticamente su Johnson. La prima è il rinnovo fino al 2025, direi mossa assolutamente sensata in quest'epoca in cui appena hai il contratto neanche in scadenza, ma che mancano 2 anni alla scadenza, e già inizi un attimino a tremare, quindi un rinnovo pluriennale è una cosa più buona e giusta. La seconda è che il ragazzo non ha riportato lesioni al tendine, ma comunque starà fuori 3 settimane. Quindi si apre un attimino anche la discussione su chi sarà il sostituto nella partita di dopodomani, sabato, contro il Sassuolo, anche perché Johnson era insieme a Ceccaroni l'unico giocatore che aveva giocato ad oggi tutte, le aveva fatte tutte dal primo minuto, e quindi per la prima volta non lo vedremo in campo. Chi vuole fare spendere 2 parole su Johnson? Si butta. Intanto il club ha dimostrato ancora una volta l'intelligenza di fermare un giocatore così importante, no? Quindi anche per il futuro il Venezia vuole fare bene, perché questo giocatore probabilmente avrebbe avuto delle richieste anche da altri team importanti, perché è un 98, sta facendo un benissimo lavoro in nazionale anche nella Norvegia. Poi abbiamo tirato un sospiro di sollievo, perché il problema non è così grave, io pensavo peggio vedendo lo scontro con Benassi. E poi per chi sarà al posto suo... Scusa Pep, metto una nota polemica, sottolineiamo, quello non è fallo, sottolineiamolo. Non si sono rotti i legamenti, quindi non è fallo. Esatto. Il regolamento mi pare che sia così. Onestamente l'avevo proprio in linea dove ero seduto io, faccio fatica a capire come non abbiano visto un fallaccio del genere. Non l'ha neanche fischiato, ovviamente non l'ha munito perché non l'ha fischiato. Vabbè, a parte quello, può capitare di sbagliare, ma era talmente evidente il fallato. No, ma non l'ha visto lui, non l'ha visto Guardaline, non l'ha visto... Cioè, guarda, non so cosa dirti, siamo rimasti tutti basiti dalla non decisione, diciamo. Per quanto riguarda il sostituto, faccio fatica a dirti chi, anche se poi prima di andare in onda abbiamo un attimo parlato, no? Si parlava di Okereke, piuttosto che, non so, di altri. Io non credo che giocherà Okereke, e posso pensare, ma non so le sue condizioni, che possa essere Kine l'esterno di sinistra, perché poi in effetti Jonsen fa l'esterno di sinistra di centrocampo, poi certo. È vero che fa la punta, ma quando siamo in un possesso, e col Sassuolo capiterà spesso, perché come dicevo prima, Sassuolo credo che sia la squadra di Serie A che tiene più palla, Jonsen fa il centrocampista di sinistra, quindi penso Kine io. Sì, probabilmente sarà lui, fermo restando che Jonsen è abbastanza insostituibile nell'Unione, però Keane è il giocatore che probabilmente si adatta di più al doppio ruolo, no? Quello di ala sinistra e centrocampista esterno in fase di non possesso, e probabilmente quindi sarà lui che dovrà tra l'altro riscattare l'ultima prestazione, che non è stata brillantissima, un po' confusionaria, diciamo. Però io ho ancora negli occhi la partita che ha fatto contro di noi quando era la Salernitana, proprio da esterno sinistro, dove ha fatto impazzire Mazzocchi, quindi insomma speriamo che vada bene. Benissimo, buonissime le notizie su Johnson, sia quella dell'infortunio che quella del rinnovo. Ovviamente se il ragazzo continua nella sua crescita così non resterà molto tempo da noi, verrà prima o poi insomma preso da squadre più blasonate, ma ci sta, nel senso è tutto da copione, l'importante è averlo rinnovato per evidentemente avere un'entrata buona. E il Sassuolo è una squadra che concede in difesa, concede, cioè io l'ho vista più di una volta quest'anno, sicuramente è una buonissima squadra, davanti fanno paura, hanno una serie di mezze punte, ali, e punte ce ne hanno veramente di tutti i tipi,
e adesso Scamacca è in uno stato di forma incredibile, anche secondo me non lo lascia fuori. Hanno Berardi che è un giocatore straordinario, stato di forma incredibile, però comunque si sblocca solo contro il Genoa, cioè prima e sì, prima non giocava, però cioè, no, non era titolare, non era titolare. No, però insomma, cioè, comunque trova la porta ora, adesso vediamo. Sì, speranza, la speranza è che sia stata quella volta, appunto. Assolutamente, una volta venduto Caputo, scusa il video, una volta andato via Caputo la Samp, ha avuto più spazio la Scamacca. Era Spadoni un attimo retrocesso, no, la sua zona di competenza. Esattamente, vediamo. Comunque il Sassuolo è una squadra che, ripeto, sempre in ogni partita dietro concede qualcosa. Bisogna essere bravi più del solito a sfruttare le occasioni che sicuramente ci saranno, però sappiamo tutti che se abbiamo un punto debole è proprio quello, concretizzare le occasioni che, sì, che abbiamo, diciamo. L'hai fatto con la Fiorentina, perché alla fine hai fatto la Fiorentina, però hai Okereke ha fatto un errore sul 2-0 che per fortuna non ha pesato, ma una cosa incredibile. Okereke non sarà anche secondo me titolare, perché abbiamo capito tutti, il mister in primis, molto prima di noi, che è veramente il giocatore che ti cambia la partita quando la squadra avversaria è stanca, perché ha una velocità incredibile, però è completamente anarchico davanti. Secondo me si mettono le mani proprio nei capelli quando entra negli ultimi 20 minuti, perché comunque hai 70 minuti alle spalle di partita ed è uno che sulla velocità ti fa malissimo. Dopo sì, quello è stato inspiegabile, perché bastava che battesse la testa giù e andasse in porta con tutto, doveva saltare sul portiere. È stato no, perché era molto più veloce del portiere. Ma certo, il portiere era dietro, chissà cosa ha visto. Comunque, secondo me, come la vedete invece l'idea di, come Alvise prima diceva, che Busio può fare tutti e quattro i ruoli, giocare invece con due trequartisti puri, cioè Busio e Aramu, magari dietro a Henry, e mettere qualcosa, un po' di peso in più sul campo, magari con Cernigoi. Potrebbe essere un'alternativa. Può essere una soluzione, sì. Può essere una soluzione. Chiaro che là le fasce sarebbero un pochino forse più scoperte, e con il Sassuolo non è sicuramente una lì la prova ideale da questo punto di vista. Però sì, come dici, è una squadra che tira tanto il pallone, se aspettiamo basse e poi ripartiamo con qualità, potremmo riuscire a fare male. Guarda, se dovesse giocare Cernigoi, che ovviamente partirebbe da destra, e quindi farebbe l'interno di destra, ma anche l'esterno quando non siamo senza palla, quando si difende, probabilmente Busio potrebbe andare a sinistra con Ampadu e Vacca centrali. Con il gallese. Guarda, una cosa, Davide, secondo me ha detto bene Alvise. Secondo me non credo che giocherà per quello che ha detto Alvise. In più non giocherà perché Mattia Aramu in questo momento non puoi toglierlo. Aramu, cioè, io vorrei parlare con chi su Fantagazzetta dava Sigurdsson davanti ad Aramu nelle gerarchie, cioè proprio... No, le follie ho letto io quest'estate, a parte che sono due giocatori completamente diversi. Aramu è un 10 tutti quanti insieme, sai, il viso in questo momento, perché Jonsen ti fa sia l'attaccante ma ti copre, e invece Okereke, e Henry e Mattia Aramu non li vedo più in questo momento. Oltre ad essere straordinario in fase offensiva, perché comunque corre per 10, ha schermato benissimo il playmaker. È vero che Anarabatto non è un playmaker, si è giocato una via clamorosa, secondo me. È un giocatore insostituibile in questo momento. I limiti di Aramu se li dà solo lui, cioè nel senso, è un giocatore di una qualità superiore. Dopo ci sono partite come per esempio contro il Milan, mi ricordo che era spesso per terra, si imbruttiva, sì. No? Alvi, non hai detto con tutto il rispetto contro la Pergolettese, hai detto no, contro il Milan. No, assolutamente, evidentemente c'erano tutti i parametri necessari per fare una partita brutta, diciamo, per quanto lo riguarda, però ha delle pause, no? È un giocatore che non è arrivato prima in Serie A e non ha sfondato prima per limiti propri, probabilmente perché non riesce a stare 90 minuti con la qualità che lui ha e che offre a sprazzi. Sì, però è vero quello che diceva Peppa, a livello fisico, a livello di contrasto, interdizione, ha fatto dei passi avanti enormi. Sì, e per giocare trequartista in Serie A hai assolutamente bisogno di fare anche quello. Non possiamo perdere un giocatore con qualche tocco filtrante e qualche gol su punizione. Hai bisogno di un giocatore concreto, e lo sta diventando. Lo sta diventando molto di più anche dell'anno scorso. Sembra che comunque si è calato bene in Serie A. Come? Ma rifiniamo il discorso con la Fiorentina. È piaciuto moltissimo anche Henry, che sembra essere tornato... Con la testa giusta, nel senso, ha visto tanti palloni, ha fatto un assist molto bello, perché il controllo al volo è di un giocatore di qualità, quello per l'assist del vantaggio, e è servito tantissimo alla squadra anche dal punto di vista degli incoraggiamenti sui calci d'angolo difensivi. C'era sempre,
è un giocatore che sembra essere entrato nella mentalità giusta, sarà fondamentale che inizi a buttare dentro, però occasione ne ha avute poche, onestamente, però c'era sicuramente uno di quei giocatori che si è visto in campo, e un attaccante così inizia a fare gola, inizia a fare voglia, perché comunque alle spalle possiamo avere anche delle alternative valide, potrebbe essere interessante vederlo nel futuro e la sua crescita. Credo che la società abbia beccato un giocatore che potenzialmente può fare la differenza. Come avrete capito, purtroppo il nome di Sigurdsson l'abbiamo fatto molto poco, perché lo vediamo attualmente abbastanza indietro. Purtroppo, perché il ragazzo è arrivato con certe aspettative a Venezia, ma attualmente, oltre al problema fisico, sembra essere attualmente un po' indietro nell'entrare proprio nei meccanismi. Secondo me, quando starà bene, stiamo parlando di un giocatore, è vero che non ha dimostrato nulla da noi, però sono quei giocatori che capisci già dal tipo di corsa che hanno, che hanno una qualità diversa. Va a mulinello, cioè, secondo me, quando starà bene, speriamo presto, che potrà avere una continuità, sarà anche lui un'arma. Diciamo, Alvi, Kin anche per me, è, come avete detto tu e Pep, Emanuel è il primo nome per, ogni volta sto per dire per domenica, per sabato, però sarebbe la partita di Sigurdsson, tra virgolette, perché sarebbe il momento giusto per buttarlo dentro, anche perché l'infortunio lo ha smaltito. Questa o comunque una delle prossime tre, cioè adesso prima o poi devi sfruttarlo per fargli avere un certo tipo di impatto, anche perché alla lunga, ok, che c'è tanto tempo, però più non giochi più è difficile entrare nei meccanismi di Zanetti. Sì, ma stiamo parlando delle prossime tre partite, Davide, che secondo me saranno super decisive, probabilmente le due settimane più importanti da qua a Natale, perché poi inizieremo a affrontare Juve, Inter, Roma, con cui alla fine sì, ma infatti, cioè, è adesso che c'è il nocciolo della questione. Genoa, Salernitana, secondo me anche a Sassuolo puoi giocare in questo momento, è un peccato enorme purtroppo perdere Jonsen, e quindi c'è bisogno di gente che Zanetti abbia già visto e sia già convinto. Magari può metterlo qualche minuto, sì, non lo so, non l'ho visto, non so neanche se era in panchina con la Fiorentina, per esempio. Era in panchina. Ah, ok. Sì. Però finora gli ha dato pochissimo, quindi metterlo in campo in un momento del genere, che la squadra sta iniziando ad avere le convinzioni, le giuste distanze, sarebbe un rischio troppo grande. Il mister, sì, è vero, ci ha sorpreso continuamente, però... Ovvio, ovvio, perché se lo vede bene in settimana, lo spara dentro. Esatto, deve vederlo bene in settimana, però. Sì, e anche perché in secondo luogo, comunque, per dire, anche Kin, ok, ottima parità contro il Toro, discreto l'ingresso in campo contro lo Spezia e contro il Cagliari, perché tre volte l'abbiamo visto contro il Cagliari partita molto male, però potrebbe quindi fare anche il suo vero ruolo, Davide, come diceva prima, non l'abbiamo mai visto infatti, esterno puro offensivo, ma non è una certezza neanche lui purtroppo attualmente. No, però vederlo puro come esterno sinistro, se è quello che si aveva fatto vedere contro di noi a Salerno, forse qualcosa di interessante può darsi. Sì, vedremo. Cioè, poi c'è sempre alla Millimaki, no? Alla Millimaki che comunque sta. Millimaki. Purtroppo, ragazzo. Quello è il vero desaparecido, purtroppo, ragazzi. Sì. Vediamo se il mister domani ci dà qualche indicazione in conferenza. Ma... Esatto. Quindi, no, qualche indicazione al contrario, perché abbiamo capito che... Beh, oddio, sai, in realtà Zanetti qualche indicazione la dà, anche se tra le linee. Cioè, scusa, puoi chiamarlo San Paolo Zanetti? San Paolo Zanetti. Alvi, ma non chiamo santo manco Guidolina. È una richiesta personale. No, comunque, per dirti, anche con Ampadu aveva fatto un po' capire che l'aria tirava, perché a un certo punto, a caso più o meno, ha detto, per me può giocare anche con altri due come Vacca e Busio, e infatti... Perché aveva visto la puntata due settimane prima di che al viso esatto. Secondo me si diverte un sacco alle conferenze stampa, sì. Con questa sensazione qua è proprio così, è fantastico. Ha detto bene Emanuele, cioè, Zanetti in conferenza stampa è meraviglioso, come lo è anche dall'allenatore in campo, no? Perché sì, comunque ama parlare, vero Davide? Sì. Tu che sì. Ho notato. E soprattutto gli piace parlare di tattica, proprio lo vedi, ha una passione, e quindi anche un bel rapporto con tutta la stampa, devo dire. Sì. Che si è creato un feeling bello con tutti, quindi
Siamo fortunati. Sì, che, cioè, diciamo che ricorda un pochettino Zenga in questo caso nelle conferenze stampa. No, no, mettigli la barba finta. Tu gli metti la barba finta disegnata, è come Valterone. Non venire più in curva dopo questa. Alfi, vorrei ricordarti che io ero presente alla conferenza stampa alla post-partita della prima partita di Zenga col Venezia. Io me lo sono beccato proprio tra i prima che ce l'hai beccato, Mamma mia. Guarda, oddio, Lorenz, allora, Lorenz, la tua idea è molto difficile, però non è assurda, perché propone un apps esterno sinistro con Molinaro alle spalle. Non sarebbe neanche apps assurdo, un po' più avanzato, no? Ah, ma lo ha anche chiaro, fatto è difficile, esatto. Ma c'era addirittura dei nostri amici che diceva Mazzocchi avanti a apps, se non sbaglio, aveva letto una roba del genere. Oddio, Mazzocchi, fascia Mazzocchi, apps. Esterno sinistro alto, sì, avevo letto una roba del genere, non credo che lo farà mai, però... O un destro alto, rimettendo Busio a sinistra, giochi con Buei e Mazzocchi sulla fascia destra con 4-4-2. Esatto, l'anno scorso chiesi al mister, no, eventualmente di mettere Mazzocchi in Serie B questo, alto, perché lui lo aveva fatto tanti anni fa, e mi diceva, sì, potrebbe farlo, però è tanti anni che non lo fa più, quindi preferisco tenerlo basso. Però Mazzocchi sarebbe in grado di farlo benissimo anche... Sì, e stranamente Peppe, dopo che te l'ha detto, l'ha fatto. Perché di solito non funziona esattamente così. Esatto. Cioè, apps, parliamo di un giocatore che per conferenza stava preparata, Zanetti ha detto fisicamente vedo ancora che ogni tanto va un po' dei cali bruschi, non so se posso tenere 90 minuti, sarebbe un cambio certo. E poi non solo gli ha fatto fare 90 minuti tutti interi, ma abbiamo visto come li ha fatti quei 90 minuti. Comunque da quel lato... Sì, la difesa non toccherei nulla, forse solo adesso, magari dopo parliamo della formazione, non toccherei proprio. Possiamo andare perché ci siamo. Però sappiamo che se c'è Raspadori o Scamacca, perché dipende tutto da quello, secondo me. Secondo me gioca ancora Miki Svoboda. Svoboda, sì. È difficile toglierlo dopo una prestazione. Caldara è stato preso anche per essere un pochino un simbolo, un trascinatore. Io mi ricordo però, è vero, le parole di Pedro Mariani quando gli ha lanciato una frecciatina importante a Caldara, che ha bisogno di prendere in mano la difesa. Invece sembra che questa difesa non abbia un vero e proprio leader, no? Anche Ceccaroni non è uno di quelli che parla, trascina, urla, anche da capitano, comunque non è che protesta tanto all'arbitro. Però sembra che si trovino proprio bene. Cioè, fino all'anno scorso una dei segreti è stata sicuramente la coppia con Modolo, e adesso sembra trovarsi che si giochi con Svoboda, che giochi con Caldara, c'è tanto feeling. Chiaramente bisogna risolvere i problemi che abbiamo visto a Cagliari e a Udine sulle marcature in fase di transizione, quello sarà fondamentale. Attenzione anche più sui calci d'angolo, perché un paio di volte abbiamo sofferto, ma difensivamente bene, molto molto bene, e sappiamo tutti che per salvarsi in Serie A devi partire da questo. Siamo la squadra con la difesa migliore tra le ultime 8, e questo inizia a essere un segnale, chiaramente... Dobbiamo anche provare a segnare qualche gol in più, ma difficile che quest'anno faremo una schiaccia a sassi dal punto di vista offensivo, quindi bisogna assolutamente trovare l'equilibrio che per adesso si inizia a intravedere. Sì, diciamo che comunque se Ceccaroni e Caldara parlano poco, manco Svoboda mi sembra proprio un chiacchierone, ecco, diciamo. No, appunto. Sì, ma generale, non c'è nessuno. Problema. Secondo me quello che parla da questo punto di vista... Secondo me quello che parla più a Vacca, oltre che essere Romero, visto anche uno che... Sì, Romero anche si fa sentire. Ma che è veramente un leader. Sì. L'ha detto Zanetti, no? Che è un leader in campo e che non è facile allenarlo perché ha le sue idee. Secondo me intendeva dire proprio questo, no? Che è suo vice e che a volte non ha le stesse idee del primo allenatore e che quindi va in contrasto. Però è un giocatore di un'intelligenza tattica incredibile, fa sempre il passaggio giusto, fa il passaggio corto quando deve farlo, il lungo quando gioca di prima, tiene la palla quando deve tenerla, insomma sa sempre cosa fare. Ecco, un altro dei leader invece non sta giocando, l'ha detto anche oggi Apps, è Molinaro, oltre che secondo me è forte. Molinaro, secondo me, oltre ad essere ancora un ottimo giocatore, veramente è fondamentale in questo spogliatoio. Sta dando una grossa mano a Zanetti. Sì, che poi, è sempre bello. Parlando della fascia sinistra, chi invece, dopo la prestazione di Apps, secondo me è leggermente preoccupato, è Snag. Perché è sceso ovviamente al terzo posto nelle gerarchie. Ma più che preoccupato, penso che sappia, tra virgolette, qual è il suo destino. Beh, ma è anche cioè, gli conviene anche, nel senso, andare a fare esperienza, magari in B, giocare il più possibile. Le caratteristiche, le qualità fisiche ce le ha, gli manca esperienza, partite in Serie A, in un campionato, insomma, o in Serie B.
Sì, ho come la sensazione che lo rivedremo poco, cioè, che, perché prima sono qualsiasi tipo di alternativa. Purtroppo era così, non era totalmente per la Serie A in questo momento, purtroppo. Come quando bella l'immagine di fine partita, ancora una volta, il cerchio magico dell'Unione, quel clima che si crea, quei balletti, quelle cose. L'hanno iniziato a fare un pochino tutte le squadre, no, questo cerchio, però quando guardiamo noi, ma sarà perché il mio cuore batte più forte, però ci vedo veramente un gruppo di amici, un gruppo che anche con i nuovi sembra essere inserito, contro la Fiorentina c'era Okereke che ha fatto il balletto là in mezzo, tutti ridevano. Questo perché ha giocato a pallone, ma insomma è facilmente comprensibile, è qualcosa che fa veramente la differenza, perché sì, i ragazzi iniziano a credersi, iniziano a capire essere un gruppo che può somigliare a quello dell'anno scorso, nonostante le presenze di Mariano, Turdo, sembrava per alcuni tifosi che fosse esploso lo spogliatoio, invece insomma sembra che il clima sia rimasto abbastanza positivo. Pep, la formazione, è arrivato il momento, direi. Beh, Romero in porta, secondo me alla fine sceglierà Mazzocchi a destra, Abs a sinistra, Svoboda e Ceccaroni centrali, il trio quello che ha indicato il Vise, che si è sentito con Zanetti, è ovvero Vacca basso, interni, Busio a destra e Ampadu a sinistra. Secondo me giocherà Kine tutta fascia, Aramu svarierà e Tomas Henry davanti. Questa è la mia formazione. Segnatela, vediamo se la becco. Beh, tanto la dovrei comunicare domani a... Secondo me il mister ha preso nota proprio per non farla così. Se aveva in mente esatto, questa, comunque la cambierà adesso. E fu così che con Henry giocarono Okereke a sinistra e Sigurdsson a destra con Aramu in panchina. Senza apparente motivo logico. Esatto. No, peraltro poi abbiamo un altro scontro con la Salernitana, quindi ma non dico che... Abbiamo lo scontro, con la Salernitana, Martina. Bravo, sì. Dico l'ontuno. Quella è proprio la parità assolutamente da vincere. E chissà che Salernitana sarà, perché insomma Colantuono ritrova la Serie A dopo 4 anni. Sì. La Salernitana manda via un tecnico che era il tecnico era immagine e somiglianza praticamente di quello che vedevamo in campo, perché cioè, la Salernitana in Serie A grazie al gioco dato da Castori. Francamente mi ha stupito questa decisione di cambiare in questo modo e per un piccolo salto nel buio, vediamo. Sarebbe, a me mi ha sorpreso Davide le dichiarazioni del direttore sportivo dopo questa decisione, cioè, ha detto che la squadra l'ha vista troppo rinunciataria per delle partite come quella della Spezia in cui avrebbero dovuto giocarsi l'avviso aperto, ma cioè cadi dal cielo, cioè, non sapevi chi era Castori, come da prova in Serie A. E poi scaramanticamente dopo quando le zone di allenatore dopo 8 giornate, 9 giornate, non è che proprio la stagione la maggior parte delle volte parta molto bene. Ricordiamoci il famoso Venezia Novellino, che sembrava una squadra destinata all'ultimissimo posto, ma comunque se ci credi nelle sue idee, se prendi magari quei paio di giocatori giusti può andare. La Salernitana è una squadra che vedo sinceramente molto molto male, per questo dobbiamo assolutamente fare dei punti martedì, è la partita sicuramente più importante delle prime 9, delle prime 10 che giocheremo. Sarò cattivo io alla terza partita, se paradossalmente quella che è peggio dell'otto di prossime 3 gare, quindi cioè, anche con anche col Genoa per me non puoi sbagliarla, proprio devi perderci qualcosa con il Sassuolo. Sì, però insomma Genoa giochi fuori casa, Ferrari, è una partita che tutto sommato insomma non sarebbe una tragedia incredibile se perderla tra virgolette, poi ritorno sempre in casa, non far punti con la Salernitana in casa che sulla carta è l'ultima in graduatoria, uno scontro diretto dopo aver già perso in casa con lo Spezia, sarebbe devastante, soprattutto perché stai andando bene. È una partita che sarà sicuramente diversa, non so se riusciremo a fare una diretta lunedì, quindi se vuoi Mario possiamo parlare anche sulla Salernitana. Sì, che per quello mi stavo entrando un attimo, che sabato giocano con l'Empoli se non sbaglio loro, sì. E quindi hanno due sfide assolutamente fondamentali. È presto, ma comunque iniziano ad essere punti molto molto pesanti. Cioè comunque anche, non so cosa ne pensate voi, ma la scelta di Colantuono mi ha lasciato un po' perplesso. Perché conosce la piazza, la piazza è anche ben voluto lì, però è vero che era fermo da un bel po', quello diceva Dario. Cioè, mi sembra un po' tutto all'improvvisazione, fermo restando che non sappiamo fuori dal campo come andrà a finire la vicenda salernitana, quindi so, se fossi un tifoso salernitano, che tra l'altro li stimo tantissimo perché sono una tifoseria calda e bellissima, probabilmente i migliori a fare coreografie in Italia, e
però non sarei tranquillo, ecco, perché vedo tante idee sbagliate, poca chiarezza da parte della società, e anche qui un cambio. Hai cambiato Castori, come diceva Manuel, quasi facendo finta di essere sorpreso dal tipo di gioco che faceva, che è poi quello che ti ha portato in Serie A, e fai una scelta come quella Antuono, sì, giusto per tenere buona la piazza, ecco. Sì, sono spaventato anche perché al contrario nostro, comunque andrà questa stagione, sai che comunque c'è una serie di giocatori che stai coltivando, un progetto che stai coltivando, 5 anni di contatto con un allenatore, uno stadio che stai rinnovando, cioè c'è un'idea, un progetto, e che se dovessimo retrocedere comunque la sensazione è che il prossimo anno potresti comunque giocare per la Serie A di nuovo, sperando ovviamente, toccando, scongiurando tutto. Loro non lo so, perché comunque hanno metà giocatori in prestito, metà giocatori che dovrebbero rivendere sicuramente come Simi, che se retrocedi non puoi prendere a mantenertelo. Un allenatore che hai preso un pochino così, effettivamente sì, sembrano un po' tirati a campare, però chiaramente in poco tempo può cambiare tanto. Se un giocatore come Ribéry comunque sceglie di andare a Salerno, evidentemente ci ha visto qualcosa che non sia quello che al momento sta venendo fuori. Quello ha visto. Cioè, me lo auguro, sinceramente me lo auguro, perché almeno una squadra sicura dietro di noi mi piacerebbe averla, ecco. Sì, comunque ragazzi, occhio, ripeto, anche al Genoa, perché è un Genoa che ho visto nelle ultime gare, anche cioè, con la Salernitana perde in un modo incredibile, con Verona riesce a non fare i 3 punti quando sembrava ovviamente cosa fatta. Cioè. No, beh, sono squadre, anche il Cagliari comunque sinceramente io continuo a non vedere la grande, hanno vinto sì, e la Samp, squadra in difficoltà. Esatto, che però vabbè davanti ai giocatori che possono salvarti da soli, almeno immagino, anche se Quagliarello lo sto così. Un po' malungo, però in senso c'è un po' di squadre che potrebbero combattere, sì. Forse da questo gruppo, esatto. Sta iniziando a uscire il Verona, perché per quello che ho visto io ha delle capacità fisiche anche quest'anno che difficilmente lo vedo invischiato nelle ultime 3 posizioni, però alcune altre potrebbero sicuramente giocarsela, e anche Sassuolo, che ovviamente è una rosa pazzesca, come dicevamo prima, però non sta facendo così bene. Cioè, se inizia a entrare su un meccanismo complicato, inizia comunque Berardi, probabilmente a gennaio partirà. Cioè, iniziano ad esserci un pochino di problemi. Non sto dicendo che lo terrà per salvarsi. Però, guardiamo la Fiorentina l'anno scorso, che ha fatto un campionato misero, potrebbe essere che una grande risolta faccia fatica. Sì, sì, no, probabilmente Sassuolo cioè, è una squadra che... Non è compensata, ha una qualità davanti da zona europea e dietro da zona retrocessione, perché poi a parte Ferrari, che è un ottimo difensore secondo me, dietro fanno veramente fatica, ecco. Il Cagliari, nonostante Mazzarri, non mi sembra più l'allenatore di quando ha iniziato la carriera, no? Lo vedo un po' in difficoltà, ma ha dei giocatori sicuramente di qualità per salvarsi. Il Verona, pensavo di no, dopo la partenza di Di Marco e soprattutto di Zaccagni, però devo dire che Ilic, nonostante la giovane età, è un giocatore incredibile. Corrono tanto, è quello il fatto. Sì. È una squadra purtroppo, che... purtroppo sì. Se il Verona può avere un problema è la mentalità, ecco, alla lunga distanza. Vediamo. Sì, diciamo che davanti non è che sono una squadra imbattibile, anche se giocatori un po' di nome come Simeone Kalinic, ma non è che facciano proprio paura. Vediamo, qualcuno nel gruppone ci sarà. Sì. Detto questo, direi che noi siamo in chiusura, a meno che qualcuno non abbia qualcosa da dire. Ultima cosa, Davide, ha scritto un nostro amico che c'erano già più di 400 biglietti venduti per Sassuolo. Io penso che sia un momento storico, sì, un momento decisivo della stagione. E credo che sia trasferta a Reggio Emilia a 2 ore di distanza, si mangia da Dio. Penso che chi tifi Unione in questo momento possa pensarci seriamente, perché coloreremo la curva in maniera importante. Già da lunedì abbiamo visto cosa siamo in grado di fare. Penso che sia un bel momento da vivere a fianco alla squadra. Per cui comprate questi biglietti, ce ne sono ancora. Vi aspettiamo. Perfetto. Allora, ragazzi, a me purtroppo dispiace per i problemi di chi di solito ci guarda su Facebook, ma non dipendono da noi, perché, ripeto, ho avuto la diretta su uno schermo spia tutto il tempo, è andata abbastanza fluida. È un periodo in cui purtroppo tutti i servizi internet hanno qualche problemino ogni tanto, quindi temo che abbiamo beccato il momento giusto. Spero che, insomma, abbiate seguito invece magari su YouTube, visto che fortunatamente siamo addirittura su 3 canali. Se l'avete seguito su YouTube, ricordatevi di cliccare il tastino del mi piace, perché come ho detto a metà diretta è la cosa più importante per YouTube. Prima, ancora più dei soldi per YouTube sono importanti i mi piace, quindi se lo cliccate ci fate un favore.
Quindi vi ringrazio per la consueta attenzione, vi rimando ovviamente alla conferenza stampa di domani di Zanetti, che sarà di sera, sì, quindi appena arriverà la troverete trascritto sotto Venezia Sport, e poi ci sarà ovviamente tutta la copertura della partita con la live testuale, post partita, il mio consueto appunto a video, l'editoriale di mano, insomma tutto come solito. E per la settimana prossima capiremo bene quando riusciremo a fare il talk show, avrete aggiornamento su quando riusciremo a farlo sui social, e vediamo, perché effettivamente, appunto, come suggerisce qualcuno in chat, un canale Telegram automatizzato in cui lasciare il promemoria per qualcuno potrebbe non essere una cattiva idea, è una delle cose che mi studierò nei prossimi giorni insieme a tanto altro, perché c'è anche, per dire, una continuazione della rivista sotto il cofano, ma fate finta che non vi abbia detto niente. Quindi, finito questo monologo finale, vi ringrazio nuovamente per l'attenzione, ringrazio anche Pep, Manuel e Alvise per la loro presenza, per il tempo che hanno speso insieme a noi. Grazie. Un saluto e alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Forza Unione.